Si evolve la protesta all'IPAB Oasi Cristo Re. Nella mattinata due dipendenti si sono incatenati al cancello d'entrata, mentre un altro è seduto sul muro. Chiedono a gran voce di essere ascoltati. Ancora non abbiamo avuto nessuna risposta a livello amministrativo e sappiamo che è arrivata qualcosa e deve iniziare a fare il primo mandato, perché noi da qua non ci muoviamo. Gli andremo sempre più avanti. Chi deve fare questo mandato? Chi di competenza? E si devono muovere, chi finora è stato seduto, è stato in silenzio, che faccia qualcosa. Ecco il nostro problema, ce l'abbiamo già qua e ogni giorno noi lottiamo con questo problema e adesso siamo stanchi di combattere. Dopo l'incontro di ieri con le sigle sindacali, il prefetto ha promesso un intervento coordinato col Ministero dell'Interno e l'assessorato regionale alla famiglia, ma non ha dato alcuna soluzione immediata. Secondo le ultimissime stime, solo il comune di Aci Catena però ha contribuito con una cifra di circa 2.000 euro, gesto sicuramente positivo, ma che tuttavia può fare ben poco rispetto al gran numero di lavoratori che attendono diversi arretrati. L'esasperazione delle persone non è più contenibile e non possiamo più dire alle persone facciamo una manifestazione pacifica, ma perché ancora delle risposte non sono arrivate. O perlomeno abbiamo ricevuto delle somme dei vari comuni, inutile ripetere, Cicatena, Cireale, Santa Venerina, Naro. Ora noi aspettiamo delle risposte, quantomeno con queste somme si potrebbe pagare già un primo stipendio, così noi un po' alleggeriamo i nostri toni, le nostre esasperazioni. Io spero che la nostra amministrazione sia sensibile e inizi a lavorare per poter fare il primo mandato, così iniziamo un po' a prendere un po' di ossigeno. Vogliamo gli stipendi, ora noi siamo stanchi delle chiacchiere, perché ha 17 giorni che siamo qua e nessuno ci dà risposte. Noi sappiamo che i soldi sono arrivati qualcosa e quindi devono fare subito il mandato perché noi non ce la facciamo più. Come noi facciamo un servizio, vogliamo essere retribuiti e non importa chi dice una regione, noi siamo dipendenti di questo IPAB e i soldi li vogliamo da qua perché noi siamo di qua dipendenti.